Buonasera a tutti, alla DOC con loro, modestamente, stasera c'è un tempo, diciamo, incerto. Questa mattina era, non è che era tanto nuvoloso, però c'era caldo. Ieri sera, che mi avevate di soffiare il naso, ero raffreddato. E giustamente io continuo ancora a stare vicino al ventilatore, cioè all'aria condizionata. Ora, giustamente, diciamo che la temperatura è stabile, perché giustamente ieri mi ero raffreddato tra il condizionatore e il ventilatore, e giustamente ci siamo fregati. E niente, stavo dicendo che il tempo si sta guastando, con la speranza che questa estate, questa maledetta primavera estate, finisca il più presto possibile, perché qui le persone stanno scherando. Cioè, uno stamattina, cioè, come si fa? Io stavo camminando sulla mia corsiva, cioè, sai che ogni tanto la bicicletta, per scendere il buco, i buchi, no? Oh, e questo qui abita vicino a casa mia, io ho detto, fai il bravo, se mi beccavi sotto, fai il bravo. Io l'ho avvisato, dico, fai il bravo, è un bravo ragazzo, conosco, siamo amici, conoscenti della via. Io ho detto di fare il bravo, la prossima volta si pensa consideramente, si penserà diversamente la prossima volta. Bene, stasera vi faccio vedere due piatti talmente il primo è questo qua, guardate, orecchiette con pancetta, formaggio e cavoli bianchi. Mamma! E poi c'è una bellissima cosa. Per potermi nutrire di proteine. Perché giustamente devo stare ancora a piedi per altri 4 giorni. Oggi ce ne abbiamo 19. Il giorno è volato, 20, 21, 22, 23, il 24, fra 5 giorni, lunedì prossimo è pronto il motore, non vedo l'ora. Bene, stasera salutiamo il carissimo, come sempre, il manager Alessandro, alla DOC, un saluto speciale al carissimo Giampaolo Milano e tutta famiglia, e il carissimo Domenico Palmieri, DOC. Salutiamo anche Luca Ventella e User. Un saluto speciale anche a tutti i gruppi, amici, amiche, signori, ragazzi, ragazze, fratelli, sorelle e bambini, soprattutto il nostro futuro. Bene, andiamo avanti con le danze. Da Brescello alla Gioco Romolo, orecchiette con cavoli bianchi, cotto e mangiato. Che giustamente ha cucinato mio padre Nicola, bravo papà Nicola, bello bollenzo, maledetta primavera, vero, ma che non si è sporcato la tovaglia che mi ha dato il grandissimo Cischi, mamma, alla DOC. No, è un fastidio, perché io perché fastidio, a quel fastidio perché è nulla, io perché è nulla, ma a me piace di più l'inverno, che devo tremare e mangiare bene, è nulla, ma che
Questo mese per me è tutto pieno di sorprese alla gioca. Sorprese che mi vengono a trovare i veri fratelli del cuore alla Doc. Madre, non vi dico così, mi hanno detto e poi non vengono, no, devono venire forza perché me l'hanno giurato e mi fanno anche le sorprese. Madre, perché c'è qualcuno che non ti vuol far vedere nel video, non è né colpa mia e né colpa loro, perché certamente uno si avvergogna, non si può anche, non è obbligatorio farsi filmare in un video. Questa cosa non c'è scritto neanche sul vocabolario, cioè non è obbligatorio che uno si deve far vedere a forza, lo posso fare pure io da solo un video, e la persona si mette a guardare. Madre! Bravo papà Nicola, un saluto speciale a Nicola Sassi, mio padre, alla Doc. Oggi è il compleanno di mio cognato e ho il diritto matematico e la privacy di dargli auguri al mio cognato Strambelli Raffaele. Tantissimi auguri, cognato mio. Ma! E poi dopo gli mando anche gli auguri personalmente, lo chiamo e dico, io lo chiamo Lino, lui si chiama Raffaele, però io lo chiamo Lino. Lino, tantissimi auguri, quanti anni hai fatto? Avrò fatto un 49 anni, a forse, se non sono 49 anni saranno 50 anni, perché lui è due, non so se due o due o tre anni, due o tre anni, ce ne sai, poi oggi, stasera glielo dico. Bene, un mila fornello, come la fai? Mi faccio un bel chilo male, non mi chiedo, mi faccio male, ma dai! Con una bella cosa, alla tua, però giustamente qui il piatto, maledetta primavera, maledetta, mi sono scordato di prendere il piatto, maledetta primavera, vabbè, lo sento fare, sì. Maledetta primavera, maledetta. La mangio nella vaschetta. Mo mi devo mangiare una bellissima cosa. Madonna me. Mi è venuto a costare un po'. Giustamente avevo 5 euro. Giustamente. Sapete che nel portafoglio, pieno di carte, portafoglio, documenti, ma no, casino. Nel sfogliare, per togliere le cose che non servono, che ho gettato. Sono di timoni e buona, acuto prezzo, ho trovato 5 euro di carta. E mi sono andato bene, una bella cosa. Ma e mo mi faccio vedere. Ma dai! L'ho pagata stai, giustamente. Questa l'ho pagata stai. Questa sta al chilo. Piccolo T. Grande T. Questa al chilo sta a 11,30 euro. Giustamente sono 400 grammi. Quasi mezzo chilo. E l'ho pagata 3 euro. Quasi 4 euro. E un euro ho preso la birra. Ma dai! Questa è una costata di vitello. E mo sa ci fa sì. Senza che vado su, me la mangio qua. Sì, così, alla crudele. Sì, alla crudele. Alla crudele me la mangiai. Come dai? Alla Doc, Madonna me, alla crudele me la mangiare, sì. Oh. Io al mio amico vicino di casa
gli avevo dato l'accaino che mi ha detto lui a me, Vito, Romolo, imprestamelo, che mi servono, non mi ha dato più, maledetta primavera, mo che lo vedo, mo è giusto a vedere più. Ce n'è stata, lassù, ce n'è stata, è giusto a vedere, che non sta vedendo più. Mo che lo vedo, lo dico, ma l'accaino me lo vuoi portare indietro, che io do alla mano i coltelli, maledetta primavera, io non lo so. Mi sta facendo rovinare tutti i coltelli questo qua, maledetta primavera, io non lo so, cioè. Dice, e vabbò. Cioè, le cose, quando si imprestano, devono fare pure il ritorno, e non so che ha capito. Pure sì, ma a festo no. Allora, lì un tocchi. Ciao a te che è l'anima, maledetta primavera. Vabbò. No. Ma che faccio un po' di soldi, lo vado a combattere, faccio prima uno buono Pepe e dica a Vito, Vito tieni il trotto sale e gli amministra le danze da Brescello alla Do costata di vitello. Ma cammino picchi, cammino un dago proprio. Maledetta primavera, maledetta. Maledetta. Ma già come si incapito. Crudo e mangiato. E c'è un burri, oh. Ma che? Ma che? Ma che? No, voglio. Il bel affè. L'ho messo all'osso, dopo ma sta attento pure se ci tagliamo le mani. Maledetta primavera, maledetta. Vita! Se stava l'acciaino, era meglio. A storia di crudo, ma già da vai. Questa l'ho presa dal Sigma di Brescello, da Giovanni, da me c'era l'offerta e che c'era l'offerta 11.40 11.30 l'offerta, se non c'è quell'offerta là quanto deve costare questa qua? 15 euro, perché il vitello costa ma anche il famina. Notiamo anche il Famina, anche il Famina vende la roba buona, però praticamente io, l'amico mio è Giovanni, con l'amico che sta al Famina di Brescello devo fare ancora amicizia. Ma che buono. Tolgiamo tutto il fame di Brescello pure. Mattia, Maria e tanti altri ancora. Cioè, mi sono scordato i nomi, maledetta primavera. Madè! Quest'osso lo do all'amico mio, al cane. Ma è, ma non guarda che mangiare. Un burro! Il burro! Ma dai! Assali crudo! E strasso mangiato a lei! Ma è! Ma dai! Buonio! Maledetta primavera, maledetta. Un burro, il burro, guardate. Il burro.
A me piace più mangiare il manzo e il cavallo. Però oggi, giusto per trovare una emozione diversa, a me piace più... Madonna, sì, l'aria calda, no, pensavo l'aria calda. Ma no, l'aria calda, allora, perché sto mettendo energia sferica, perché la carne cruda mi mette energia sferica, perché qua è tutte proteine e vitamine. Giusto per trovare un'emozione diversa, perché il vitello a me mi piace, però non mangiarlo sempre, ogni tanto. Come ho fatto? A cool the print. Ma dai! Più tardi, verso le 10:07. Ma la scolo con la birra grande, la Bavaria, che è bella fresca. Ma dai! Male. Mi metto a vedere un film e poi un mecca cock mi metto a dormire. Male. Quindi you go there. A me la carne cruda mi è sempre piaciuta e mi mangerò sempre. Male. Le persone dicono, ma quello non ti fa male adesso, quello ti fa male più là, ma chi l'ha detto? La mangio da anni, da quando avevo 6-7 anni mangiavo la carne cruda io. Da quando ero piccolo, neonato, da qua stavo in crema mia madre. Mia madre mangiava la carne cruda e la mangiava pure io. E anche a mia madre piace la carne cruda. C'è chi piace, c'è chi non piace. A settembre è in arrivo il fegato. Piccolo tic. Maledetta, ma non questi tic, maledetta. In inverno, penso che i tic non c'erano in inverno. Poi non so, l'estate, un caldo. Ho parlato con Giovanni, il macellaio del Sigma, che mi deve dare un bel pezzone grosso così. Sono 15 kg di fegato, 15-20 kg. E me lo fa a un bel prezzo, mi deve costare tutto 40 euro. Me lo devo tagliare in diretta? Farò un video, come sto facendo adesso, così che lo taglio. Mettilo tal e mangi, il resto poi lo taglio tutto a fette, lo metto nelle vaschette, vi faccio vedere le vaschette come questo da Giovanni, stai mi pagando giustamente, la carta è velina, ce l'ho, quella trasparente che questa qua vi faccio vedere, io qui su tutto, metto a vista mangi, i soldi mangi, ma del re c'è tu, guardate, e non ne ho uno, ce l'ho 2, 3, 4, 5 a morire. Li sigillo e li congelo. Quando voglio mangiare un crudo assassino, ma dai! Ma la mangio. Bene. Io vi ringrazio, come sempre, mi fate pulire le mani, che dopo se la sta di natura qua. Qui non è il pesce. Qua non è il pesce. Che puzzo da paccione, da ciò. Questa è la carne, questa è tutta naturale. Bene. Io vi ringrazio come sempre, tutti qui, ma vi amerò, vi auguro una buona serata a tutti. E stasera abbiamo fatto stanno il video cena, abbiamo fatto. Da domani facciamo pranzo e cena. Poi dopodomani cena, un giorno e un giorno. Vi ringrazio e ci aggiorniamo domani. Alla salute. Mwah!